Negli aeroporti di tutto il mondo. Vedete un disco volante sul C-17? Sta accadendo qualcosa. I piloti a terra hanno dichiarato di aver visto un UFO. Le compagnie aeree e le agenzie governative negano. C'è stato un insabbiamento, ma le registrazioni della torre di controllo rivelano la verità. L'abbiamo visto mezz'ora fa. Perché gli UFO penetrano nei nostri spazi aerei più vulnerabili? È possibile che stia accadendo qualcosa di grosso all'aeroporto O'Hare. Che cosa può creare una voragine di 3 chilometri in una nuvola? Un oggetto che emanava calore. Cosa può essere invisibile al radar? La FAA ha negato la sua esistenza. E alla vista. Ci sono cose che esistono anche se noi non riusciamo a vederle. Questo è il caso numero 47206. Alieni all'aeroporto. Fate attenzione al lupo. ...7 novembre 2006, ore 16:15. L'aeroporto internazionale O'Hare di Chicago è gremito di gente. Si registrano ogni ora circa 100 partenze e altrettanti arrivi. Ma un oggetto sembra aver eluso la rete virtuale di radar e controllo del traffico aereo che protegge il congestionato spazio aereo. Secondo i testimoni oculari, tra i 300 e i 600 metri di quota, in corrispondenza del gate C-17 del terminal della United Airlines, fluttua un oggetto discoidale di colore grigio scuro. Si stima che abbia un diametro tra i 2 e i 10 metri. Il presunto UFO è avvistato da almeno una decina di impiegati dell'aeroporto e della compagnia aerea, tra cui personale di terra, meccanici, dirigenti e piloti. I controllori di volo vengono informati della presenza dell'UFO, ma affermano di non vedere l'oggetto né sul radar né dalla loro torre. Quindi, alle 16:34, l'oggetto spreccia via a inaudita velocità, aprendo uno squarcio nello strato di nuvole che offusca il cielo. Ancora oggi, la United Airlines e la Federal Aviation Administration negano che sia successo qualcosa di inconsueto quel 7 novembre. È singolare pensare che quel pomeriggio sono successe cose incredibili e che l'opinione pubblica non ne è mai stata informata. Sembra che si siano tutti adoperati per insabbiare quell'episodio. L'intero sistema di controllo del traffico aereo di Chicago è coinvolto, come dicono gli stessi protagonisti, in un avvistamento di UFO. Secondo le descrizioni dei meccanici della United Airlines, si tratta certamente di un oggetto solido. A Chicago, Pat Askert ci svelerà i dettagli dell'avvistamento e di come la notizia viene diffusa inizialmente. Dobbiamo considerare la possibilità che qualcosa sia stato avvistato veramente all'aeroporto O'Hare. Ted Eckworth effettuerà una missione di volo per capire come un disco volante o qualsiasi altro velivolo abbia potuto ingannare i radar di uno degli aeroporti più attivi del mondo. Non esiste un velivolo convenzionale in grado di penetrare in uno spazio aereo senza essere notato. E Bill Burns esaminerà le implicazioni di questo evento sul piano della sicurezza. A volte le persone sono rese talmente nervose da qualcosa da assumere un atteggiamento rassegnato. Potrebbe essere accaduto qualcosa di serio all'aeroporto O'Hare. Primo gennaio 2007. Dopo 2 mesi di ricerche, il giornalista John Ilkevich del Chicago Tribune pubblica un articolo nel quale racconta l'avvistamento all'aeroporto O'Hare. Lei è un vincitore del premio Pulitzer. Come ha saputo di questa storia dell'avvistamento dell'UFO? Questo non è mai stato il mio campo, ma all'inizio di novembre del 2006, poco dopo il presunto avvistamento all'aeroporto, ho ricevuto una telefonata da Peter Davenport, del National UFO Reporting Center. Dalla nostra verifica è emerso che non poteva trattarsi di una storia inventata, poiché i testimoni erano tutti addetti ai lavori, e cioè piloti, personale di terra, dirigenti della United Airlines.
e tutti ritenevano di aver visto qualcosa in quello spazio aereo ed erano preoccupati per i potenziali rischi di quell'evento in relazione alla sicurezza. La ricerca di John rivela che poco dopo le 16 un operatore di rampa della United, al gate C-17, alza lo sguardo e vede un disco volante di colore grigio scuro, il cui diametro sarà successivamente valutato attorno ai 7 metri. L'oggetto fluttua tra i 300 e i 600 metri di quota sul gate. L'uomo lo comunica ai due meccanici all'interno dell'aeroplano. Un dirigente della United Airlines apprende la notizia alla radio della compagnia, esce dal suo ufficio e vede anche lui l'oggetto discoidale. Infine, due piloti fermi ad un gate riferiscono di vedere l'UFO. Dopo circa 15 minuti, il disco sfreccia via, perforando la coltre di nubi che sovrasta l'aeroporto e aprendo uno squarcio attraverso il quale si vede chiaramente il cielo azzurro. Tuttavia, siccome l'oggetto non è rilevato dai radar e non può essere visto dalla torre di controllo, la FAA si rifiuta di indagare. All'inizio hanno tentato di ridicolizzare tutta la storia, successivamente hanno illustrato la loro teoria. Secondo loro si era trattato di un fenomeno atmosferico, ecco perché non è stata disposta alcuna indagine. Nonostante l'attendibilità dei testimoni, la FAA liquida l'intera faccenda attribuendo l'accaduto ad un'illusione ottica dovuta alle basse nubi. Ma perché la FAA ignora le dichiarazioni di testimoni tanto attendibili? Secondo le sue regole, la FAA non indaga sulle segnalazioni di UFO ed esorta esplicitamente chiunque ritenga di vedere un fenomeno aereo non identificato a contattare il National UFO Reporting Center o le autorità locali. Ma la United Airlines non è un ente governativo, è una compagnia privata. Come ha reagito? Inizialmente la United mi ha detto di non avere alcuna notizia di quell'avvistamento. Non risultava niente nei loro registri, nessuna documentazione. Ma poco dopo emergono delle prove. In seguito a numerose richieste avanzate in nome della legge per la libertà di informazione, le registrazioni della torre di controllo vengono rese pubbliche. In esse appare chiaro che i dipendenti dell'aeroporto dichiarano di vedere qualcosa. Quella che stiamo per ascoltare è la registrazione della conversazione tra un dipendente della United Airlines e un controllore di volo. È la prima volta che viene trasmessa. Vedete qualcosa sullo spazio della United? Ci hanno chiamato per dirci che qualcuno ha visto un disco volante a circa 300 metri d'altezza sul gate Charlie 17. Vedete qualcosa? L'abbiamo visto mezz'ora fa. Chi l'ha visto? Parecchio di noi, era sullo spazio Charlie. Davvero? L'avete visto? Chi parla? Un meccanico della United. Ma secondo Ilkevich, i dipendenti della United dichiarano che la compagnia ha vietato loro di parlare dell'episodio. Il giornalista così decide di parlare con una portavoce della United, la quale nel corso di una conversazione telefonica dice testualmente: «Temo che i nostri dipendenti si stiano facendo avanti e stiano parlando con lei, ma noi non li abbiamo autorizzati e non lo faremo mai». Nessuno dei dipendenti voleva che il proprio nome fosse pubblicato sul giornale per paura di ritorsioni. I vari tentativi di intervistare i dipendenti della United Airlines ricevono anche la seguente risposta scritta, breve e formale. Grazie per il suo invito. Purtroppo dobbiamo declinare. Dunque, la FAA e la United Airlines hanno insabbiato la storia. Certamente, c'è stato un insabbiamento. Non so se si sono accordate dietro le quinte per negare tutto. Entrambe hanno negato di essere a conoscenza dell'esistenza di quelle segnalazioni, ma ci sono prove radiofoniche che dimostrano che sapevano tutto già il 7 novembre. Queste conversazioni, registrate il 7 novembre tra la torre di controllo e i dipendenti della United, ci rivelano l'intera storia. Inizialmente i controllori di volo sembrano scettici. Torre O'Hare, sono Dave. Ciao Dave, sono Su. Ciao, Torre Su. United. Vedete un disco volante sul C-17? Non cominciare, Su. Tu vedi i dischi volanti? Il pilota e gli operatori di rampa al C-17 hanno visto un disco volante sopra di loro, ma noi non lo vediamo. Non scherziamo. Quindi non lo vedete, giusto? Non ho visto niente, Su. E se l'avessi visto non lo ammetterei.
Ascoltando la registrazione delle comunicazioni dei controllori di volo, è evidente che avere un UFO che sorvolava l'aeroporto era considerato da tutti una cosa impossibile, vera fantascienza. Ma con l'affluire di nuove segnalazioni da parte del personale di terra, il tono dei controllori di volo da scettico si fa preoccupato. Alcuni piloti hanno riferito di aver visto un UFO a 300 metri di quota, verso il lato B dell'aeroporto. Ne sapete qualcosa? Sono stato contattato dalla torre di rampa 10 o 15 minuti fa, ma non abbiamo visto niente qui. Ok. Terremo gli occhi aperti, questo è sicuro. Stiamo ascoltando la registrazione delle conversazioni tra i controllori di volo e il personale di terra, che afferma di aver visto un UFO mentre stava sorvolando l'aeroporto O'Hare. Mentre la torre di controllo è alle prese con queste segnalazioni non confermate, si fanno finalmente avanti alcuni testimoni oculari. Qualcuno ha visto un disco volante a circa 300 metri di quota sul gate C-17. Voi vedete niente lì? L'abbiamo visto mezz'ora fa. Chi l'ha visto? Parecchi di noi. Era sullo spazio Charlie. Davvero l'avete visto? Chi parla? Un meccanico della United. Ora vengono avvisati i piloti in volo. È stata segnalata la presenza di un disco volante sullo spazio Charlie. Nessuno riesce a vederlo. 8668, puoi usare l'alfa per Northport. Fai attenzione a lui. Quello dell'O'Hare non è il primo caso di avvistamento di UFO nei pressi di un aeroporto. Nel 1978, all'aeroporto McCarran di Las Vegas, alcuni passanti e un pilota vedono un UFO di forma discoidale illuminato da luci bianche. E nel 1997, sull'aeroporto JFK di New York, un 747 della Swissair evita per un soffio una collisione con un oggetto luminoso cilindrico che procede a grande velocità. Un'organizzazione che dà inizio a un'approfondita indagine sull'avvistamento del 7 novembre è il NARCAP, il Centro Nazionale dell'Aviazione per le segnalazioni di fenomeni anomali. Il NARCAP accoglie esclusivamente le segnalazioni di piloti e controllori di volo che denunciano fenomeni aerei non identificabili. Bill incontra il direttore del NARCAP, Ted Rowe. Perché avete indagato sul caso dell'aeroporto O'Hare? Il caso dell'aeroporto O'Hare di Chicago riguardava un fenomeno aereo non identificabile introdottosi nello spazio aereo riservato di classe B del terminal C dell'O'Hare. Rappresentava un rischio per la sicurezza aerea. Lo spazio aereo di classe B si estende fino a 10.000 piedi di quota su tutti i maggiori aeroporti degli Stati Uniti. Sono aree attentamente monitorate dai controllori di volo. E ogni velivolo deve essere autorizzato per potervi accedere. I velivoli non identificabili rappresentano un grave problema. Nulla può essere lasciato al caso per i piloti, i controllori di volo o gli uomini radar quando si tratta di velivoli non identificabili. Dunque questi fenomeni rappresentano una minaccia per la sicurezza aerea, soprattutto in un caso come quello dell'O'Hare. Gli investigatori del NARCAP redigono un rapporto di 155 pagine sul caso. E concludono sostenendo che dovrebbe essere disposta un'inchiesta governativa. Se quell'oggetto volante avesse raggiunto le rotte del traffico aereo in arrivo, avrebbe potuto provocare una catastrofe. Ma come può un oggetto penetrare inosservato in uno dei più monitorati e sorvegliati spazi aerei del mondo? Ted sta per effettuare una missione di volo all'O'Hare per verificarne gli standard di sicurezza. È possibile che un velivolo si introduca nello spazio aereo dell'aeroporto O'Hare di Chicago? E in un video ci svela quanto un incontro possa essere ravvicinato. Il team è a Chicago, nell'Illinois, per indagare su un UFO di forma discoidale avvistato da diversi dipendenti della United Airlines il 7 novembre del 2006 nello spazio aereo dell'aeroporto internazionale O'Hare. Negli anni recenti, l'Illinois sembra essere diventato una calamita per gli avvistamenti di UFO. Nel 2004, nel corso di un'indagine, è stato esaminato il caso di una grande formazione triangolare di luci volanti, vista da diversi testimoni nel cielo di Tinley Park. E nel 2000, un velivolo di forma triangolare è stato avvistato e osservato da ben 5 dipartimenti di polizia nel sud dello stato. Ora, gli UFO sembrano essere arrivati nella principale città dell'Illinois, in uno degli aeroporti più trafficati del globo.
Secondo i testimoni, lo strano oggetto avvistato all'O'Hare ha fluttuato sul gate C-17 nell'area della United Airlines per circa 15 minuti, prima di sfrecciare oltre le nuvole, aprendovi uno squarcio di forma circolare. Ma come è riuscito a penetrare in questo spazio aereo così sorvegliato? Il cielo dell'O'Hare è uno dei più strettamente monitorati del mondo. Ted sta per raggiungerlo in volo per dimostrare che anche un piccolissimo velivolo deve sottoporsi a una rigida procedura prima di avvicinarsi a questo aeroporto. Lo scopo del volo che faremo è cercare di capire se un velivolo può penetrare nello spazio aereo dell'aeroporto O'Hare di Chicago, eludendo i vari livelli del controllo del traffico aereo e perfino il radar. Gli spazi aerei controllati di tutto il mondo sono concepiti come cilindri immaginari che sovrastano gli aeroporti. I cilindri si restringono man mano che gli aerei scendono di quota preparandosi all'atterraggio. Graficamente potrebbero essere rappresentati da una sorta di torta nuziale capovolta. Al raggiungimento di ogni strato aumentano le comunicazioni con la torre di controllo e le richieste che il pilota deve soddisfare. Scott Schweider, un istruttore di volo della zona, aiuterà Ted a raggiungere l'aeroporto O'Hare. Arrivare non sarà facile. Ok. Sposteranno un bel po' di traffico aereo per noi. Sarà un bel caos. Ted parte dall'aeroporto Executive di Chicago, circa 15 km a nord dell'O'Hare. 3-4 autorizzati al decollo. Ci siamo? Bene, pronti a partire. Dopo aver ottenuto l'autorizzazione dalla torre di controllo dell'Executive, Ted raggiunge la quota di 3.000 piedi, e cioè la parte inferiore del terzo strato. Mentre si avvicina all'O'Hare, viene contattato dalla torre di controllo d'avvicinamento, prima di scendere a 2.000 piedi, raggiungendo così il secondo strato. Da questo momento è sotto la costante osservazione dei controllori di volo e degli uomini radar. Viene contattato altre due volte, prima di raggiungere il livello più basso, dove viene affidato alle cure della torre di controllo dell'aeroporto di Chicago. A circa 5 o 10 miglia nautiche entriamo in contatto con la torre di controllo. Passate a 126.9 e monitorate la frequenza. Appena dalla torre di controllo ci visualizzano sul radar, controllano la nostra altitudine e il nostro codice di identificazione. Ora, dopo aver attraversato ogni spazio controllato, Ted è autorizzato ad atterrare. Possiamo accedere alla pista, quindi dopo la fase di rullaggio vireremo a destra o a sinistra per immetterci in una taxiway. Ma anche qui Ted è sotto osservazione e riceve istruzioni da un altro controllore di volo. 12-14, vira a destra verso 070. Il controllo di terra è nella torre di controllo. Gli addetti dall'alto vedono tutta la superficie dell'aeroporto e gestiscono il traffico a terra. In presenza di un sistema tanto complesso, che coinvolge diversi controllori di volo, zone riservate e controllori di terra, come può un qualsiasi oggetto volante raggiungere questo aeroporto senza essere notato? Non credo che un velivolo convenzionale possa arrivare all'aeroporto di Chicago o penetrare in uno spazio aereo tanto controllato senza essere individuato. In assenza di operatori di terra o piloti disposti a esporsi, sono necessari altri testimoni per confermare l'avvistamento di Chicago. E Sam Maranto, direttore della Mutual UFO Network dell'Illinois, ne è uno. Cerchiamo un testimone oculare del tutto indipendente dalla FAA e dalla United Airlines. Credo che abbiamo una testimone perfetta. La testimone di Sam afferma di aver notato qualcosa in cielo mentre alla guida della sua auto raggiungeva l'aeroporto O'Hare. Stava percorrendo Minheim Road quando ha notato l'oggetto sul gate G-17. Ha raggiunto il terminal dei voli internazionali. Ha parcheggiato il più rapidamente possibile. È scesa dall'automobile con la sua amica e con altre persone che si trovavano in quella zona, hanno osservato l'oggetto per un bel po' di tempo. La testimone, di cui non sveleremo l'identità, si fa avanti dopo aver letto l'articolo di Ilkevich sul Tribune. La donna acconsente a un'intervista telefonica con Sam.
Per proteggerne l'identità abbiamo alterato la sua voce. Quando l'ho visto, si trovava proprio davanti a me, leggermente sulla sinistra, ed era completamente immobile. Non sembrava affatto un aeroplano. Sembrava assorbire e assumere i colori dell'ambiente circostante. Dalla sua descrizione deduco che l'oggetto era molto difficile da vedere. La descrizione di un UFO in grado di mimetizzarsi nell'atmosfera ricorda quella di un oggetto avvistato a Parigi nel 1994. Un capitano dell'Air France affermò di aver visto un disco che, a suo dire, si sarebbe materializzato davanti ai suoi occhi. Questa è forse la seconda segnalazione di un UFO in grado di utilizzare una sconosciuta tecnologia di mimetizzazione? Ma l'aspetto dell'oggetto avvistato a Chicago non è la sua unica caratteristica fuori dal comune. Da fermo ha raggiunto una velocità inaudita, all'istante. Insomma, è come schizzato via. La gente è rimasta a bocca aperta e qualcuno ha gridato. E poi è scomparso. Le reazioni sono forti. La gente urla, grida. Pensi, ora che fa? Era evidente che non fosse una nuvola. Era chiaramente un oggetto solido. Non ha cambiato forma in alcun modo. Di certo non era un pallone aerostatico in balia del vento. Non si muoveva col vento. Non era una di quelle strane luci che talvolta si vedono di notte. Niente del genere. È stato un avvistamento in pieno giorno, assolutamente plateale. È stato definito un fenomeno atmosferico. Questa almeno è stata la spiegazione ufficiale della FAA. Ma la testimone sostiene che non si trattava di una nuvola, che non risentiva del vento e non era un pallone. Era un apparecchio assolutamente solido, concreto. Senza dubbio, questa donna ha visto esattamente la stessa cosa del personale della United. Ha descritto uno strano oggetto di forma discoidale che, sfrecciando via, ha aperto un buco nelle nuvole. Hanno visto la stessa cosa. Mentre i testimoni chiedono l'anonimato, gli esperti si rivolgono a un controllore di volo che quel giorno era nella torre di controllo dell'O'Hare. Qualcuno ha visto un disco volante a circa 300 metri di quota sul gate C-17. Oggi per la prima volta parla davanti alle telecamere. Dicevano di aver visto uno strano oggetto. Il team è a Chicago per indagare su un presunto UFO avvistato da alcuni dipendenti della United Airlines il 7 novembre del 2006. La FAA, in assenza di dati radar o di prove visive, si rifiuta di indagare. La United Airlines conduce un'indagine interna. E il giornalista John Ilkevich conferma che la compagnia ha proibito ai suoi dipendenti di parlare pubblicamente dell'avvistamento. Dopo aver ascoltato le registrazioni della torre di controllo, Pat e Bill incontrano Craig Bersich, un controllore di volo con 22 anni di esperienza, 18 dei quali all'O'Hare. Il 7 novembre del 2006, Craig è addetto al controllo di terra. Oggi ne parla in televisione per la prima volta. Nelle registrazioni è Craig a chiedere agli altri aerei se vedono l'UFO segnalato sul gate C-17. Mi senti 5668? Sono in ascolto. Guarda fuori, vedi qualcosa che vola sull'area della United? Che tu ci creda o no, qualcuno ci ha riferito di aver avvistato un disco volante. Com'è cominciata questa storia per te? È stato il mio superiore a prendere la telefonata, come al solito. Poi ha posato il telefono e ha gridato a tutti che al telefono era la United Airlines e che alcuni suoi dipendenti avevano visto uno strano oggetto sul terminal. Così ha cominciato a chiedere a tutti: qualcuno vede qualcosa? Qualcuno ha visto qualcosa? Ci sono degli elicotteri in volo? E la risposta di tutti è stata no. Sebbene non veda niente sul gate, Craig chiede ad altri aerei se vedono il presunto UFO. Qualcuno ha visto un disco volante a circa 300 metri di quota sul gate C-17. Voi vedete qualcosa?
C'era un jet regionale fermo nell'area di attesa sul lato opposto del terminal della United. Ho contattato il pilota e gli ho detto che qualcuno aveva avvistato un UFO. Gli ho chiesto se dall'aereo vedesse qualcosa e mi ha risposto no, non abbiamo visto niente. Era lì da 20 minuti. Poi, nella comunicazione tra Craig e il jet regionale, si intromette un meccanico della United che sta riportando un aereo al terminal. L'abbiamo visto mezz'ora fa. Chi l'ha visto? Parecchi di noi, era sullo spazio Charlie. Davvero l'avete visto? Chi parla? Un meccanico della United. Dunque vi siete trovati alle prese con versioni contrastanti. Come hai tentato di spiegartelo? Se anche noi avessimo visto qualcosa, come loro, allora tutto sarebbe stato diverso. Ma noi non avevamo visto niente. C'erano non meno di 15 persone nella torre in quel momento. Controllori, supervisori, addetti alla gestione del traffico. Insomma, la torre è concepita allo scopo di vedere gli aerei. Ed è questo il nostro lavoro. Garantiamo la sicurezza aerea. E per farlo dobbiamo poter vedere tutto, a 360 gradi. L'unico punto cieco per noi è l'area al di sopra della torre. Ma secondo il rapporto del NARCAP sul caso dell'O'Hare, la torre di controllo presenta un difetto di progettazione. Secondo i calcoli del NARCAP, un controllore di volo accanto alla console e rivolto verso il gate 17 ha una visione verticale di circa 30 gradi, prima che il suo campo visivo sia interrotto dalla sporgenza del tetto della torre e dalla cornice superiore della vetrata. Dunque, può vedere solo ciò che si trova a non più di 600 metri d'altezza dal suolo. Il NARCAP sostiene che siccome l'oggetto, secondo le stime, si trovava a 650 metri d'altezza, voi non avreste potuto vederlo dalla torre. Non è vero. La torre di controllo è proprio di fronte al terminal della United e di fronte ci sono due delle piste principali. Se l'oggetto avesse sorvolato quel terminal, l'avremmo visto. Per curiosità, se avete visto qualcosa, cosa avreste fatto? Avremmo bloccato le partenze e gli arrivi, ma non abbiamo visto niente, non c'era niente da verificare. L'operatività dell'aeroporto non era compromessa. Secondo Craig, la causa dell'avvistamento è un fenomeno atmosferico. Io non dico che non abbiamo visto niente, ma che quello che hanno visto era probabilmente solo un riflesso del tutto naturale. Era il crepuscolo. Le piste erano bagnate dal mattino, c'erano molti aeroplani, centinaia di aeroplani con le luci accese e il terminal della United è interamente di vetro. Ci sono molti riflessi. Craig Bersick sostiene che non sia successo niente, ma io sono riuscito a parlare con John Ilkevich, che a sua volta ha parlato con i testimoni oculari. Testimoni oculari molto credibili, persone esperte. Tutti hanno raccontato di aver visto un oggetto dai contorni chiaramente definiti. Non so come conciliare le due versioni. Ma un dettaglio del caso O'Hare potrebbe rivelarsi determinante. Secondo i testimoni, l'UFO sarebbe sfrecciato verso l'alto, aprendo un foro nello strato nuvoloso tanto da rivelare l'azzurro del cielo. Non è la prima volta che i testimoni di un avvistamento affermano di aver visto strani buchi nelle nuvole. Ci sono dei precedenti. A Terranova nel 1947, nel Warwickshire in Inghilterra nel 1977 e nel 2002 a Ventura in California. Ted incontra il meteorologo William Puckett, uno degli autori del rapporto del NARCAP sull'UFO di Chicago. I testimoni che hanno riferito di aver notato questo fenomeno nello strato nuvoloso guardavano direttamente sopra le loro teste oppure orizzontalmente? Stavano guardando verso l'alto, verticalmente, e subito dopo che l'oggetto ha eseguito la sua istantanea ascesa, hanno visto lo squarcio nella nuvola che lasciava intravedere il cielo. A quale altezza si trovava la parte più alta delle nuvole quel giorno? Abbiamo calcolato che la parte più alta delle nuvole si trovava a 10.000 piedi di altitudine. Se l'UFO entra nella nuvola a 1.900 piedi di altezza e ne esce a 10.000, significa che lo squarcio ha una profondità di 8.000 piedi, e cioè quasi 3.000 metri. Dunque, questo foro cilindrico arriva a un'altezza di circa 3.000 metri. Quale energia è necessaria per produrre un tale effetto? Una evaporazione di questa portata in 1 o 2 secondi richiede una quantità di energia astronomica.
Secondo i calcoli, sono necessari 100 megawatt di potenza per generare un calore sufficiente ad aprire uno squarcio di queste dimensioni in una nuvola. In confronto, i motori di un 747, capace di far raggiungere a una massa di 200 tonnellate la velocità del suono, generano appena 60 megawatt, circa metà dell'energia necessaria per aprire uno squarcio come quello nel cielo di Chicago. Ci sono un paio di fenomeni in grado di introdurre del calore in una nuvola come quella. Ad esempio il passaggio di un oggetto volante che irradia calore. Oppure qualcosa di più veloce, un impulso elettromagnetico capace di scaldare la colonna d'aria. Ed è l'unica possibilità che mi viene in mente e che sia plausibile, perché secondo i testimoni tutto sarebbe accaduto molto rapidamente. Considerate le sue capacità di eludere il radar, di mimetizzarsi nell'atmosfera e di aprire uno squarcio di quasi 3000 metri nello strato nuvoloso, è chiaro che questo oggetto volante vanta caratteristiche straordinarie. Ma il caso dell'O'Hare non è l'unico riguardante un UFO in grado di penetrare uno spazio aereo ritenuto sicuro. Alcuni video autenticati mostrano un oggetto volante in fiamme che sfreccia accanto a un aereo di linea in Giappone senza che l'equipaggio lo veda. È quindi possibile che questi presunti UFO avvistati in prossimità degli aeroporti siano capaci di rendersi invisibili? È possibile che un oggetto sia visibile in un video ma invisibile a occhio nudo? Beh, certo. Il presunto UFO avvistato sull'aeroporto di Chicago ha suscitato preoccupazioni riguardanti la sicurezza negli aeroporti. Ma un altro caso potrebbe rivelarsi ancora più inquietante. 23 ottobre 2004, circa 50 km a est dell'aeroporto internazionale di Itami a Osaka in Giappone. Il signor Kiyoshi Amamiya sta riprendendo gli aerei quando nota qualcosa che non riesce a spiegarsi. Il suo filmato non è mai stato mostrato in pubblico né trasmesso in televisione. Un oggetto luminoso sembra in rotta di collisione con un aereo di linea in arrivo. Lo si vede passare pericolosamente vicino all'ala. La videocamera segue l'oggetto che cambia forma. Inizialmente sembra un corpo solido incandescente. Quindi si materializza una seconda fonte di calore. Infine, dopo 3 minuti, l'oggetto inizia a sfumare fino a scomparire. Sebbene l'oggetto sia chiaramente visibile nello schermo della videocamera, quando Amamiya alza lo sguardo, non vede nulla. L'oggetto risulta invisibile a occhio nudo. Il direttore del NARCAP, Ted Roo, e il meteorologo William Packett hanno sottoposto il filmato all'attenzione dei cacciatori di UFO, esperti nelle indagini sulle incursioni aliene negli aeroporti. È un video estremamente interessante per il fatto stesso che vi compare un oggetto che si avvicina a un aeroplano e sembra che dall'aereo nessuno noti niente. Questo video è importante. Sospettiamo che dimostri che esistono alcune categorie di fenomeni aerei non identificabili che risultano invisibili a occhio nudo. Ma non è la prima volta che una videocamera filma qualcosa che sembra invisibile. Una precedente indagine si è occupata di un filmato realizzato con una videocamera agli infrarossi, girato dall'ufficio dello sceriffo della contea di Volusia, in Florida, che mostra un oggetto a forma di bilanciere. Anche questo oggetto si trova nei pressi di un aeroporto. E anche questo risulta invisibile a occhio nudo. Quale tecnologia è in grado di rendere invisibile un oggetto volante? E perché la videocamera è capace di vedere ciò che l'occhio umano non vede? Per scoprirlo, Pat e Ted incontrano il professor Peter Morse del Dipartimento di Fisica dell'Università di Santa Monica. Sono alla ricerca di risposte scientifiche. È possibile che un oggetto appaia in un video ma non sia visibile a occhio nudo?
Beh, certo, la luce visibile fa parte dello spettro elettromagnetico e noi ne percepiamo solo una piccola porzione, ma lo spettro comprende molte altre aree, i raggi gamma, i raggi X, le onde radio e gli infrarossi. I nostri occhi non vedono alcune aree dello spettro, forse l'oggetto faceva parte di queste. Se si usa una videocamera come questa, molto più potente dell'occhio umano, è possibile cogliere informazioni anche su oggetti che l'occhio umano non percepisce. Ted ritiene che forse l'oggetto ripreso in Giappone era visibile alla videocamera, ma non all'occhio umano perché emetteva luce infrarossa. L'occhio umano può percepire solo una piccola parte dello spettro elettromagnetico. La luce infrarossa è oltre i suoi confini. Ma alcune videocamere sono più sensibili e possono vedere cose che l'occhio non vede, come la luce infrarossa. Questa è la nostra torcia agli infrarossi. Ha una sorgente di luce qui che emette solo infrarossi, dunque è una luce invisibile a occhio nudo. Ora sto illuminando questa superficie di plastica. Dunque, adesso è accesa? Assolutamente. Non vedo niente. Guarda cosa vede la videocamera, vedi? Sì, lo vedo. Si vede la luce della torcia. La luce infrarossa è utilizzata da diverse tecnologie. I militari usano laser agli infrarossi per guidare i missili termosensibili verso gli obiettivi. E la NASA la usa per trasmettere informazioni a grandi distanze nello spazio. Ciò suggerisce che se l'oggetto nel video giapponese sta emettendo luce infrarossa, potrebbe essere capace di usarla anche per comunicare o come arma. Entrambe le cose rappresenterebbero una minaccia in prossimità di un aeroporto. Ci sono cose che noi non possiamo vedere, ma che esistono. Dunque c'è un nesso evidente tra questo video denominato YAL-1521 e l'oggetto avvistato sull'aeroporto O'Hare di Chicago. Come fanno questi oggetti a introdursi non visti negli spazi aerei protetti? L'analisi digitale del video di Osaka potrebbe finalmente risolvere il mistero che circonda questi avvistamenti negli aeroporti. La sua velocità supera quella di ogni velivolo terrestre. Alcuni dipendenti dell'aeroporto internazionale O'Hare di Chicago sostengono di vedere un oggetto di forma discoidale, ma i controllori di volo e gli uomini radar non notano niente. Una sfera luminosa viene immortalata in Giappone e sembra volare pericolosamente vicino a un aereo di linea, ma non può essere vista a occhio nudo. Questi presunti UFO utilizzano tecnologie avanzate che permettono loro di non essere visti o rilevati? Ted chiede aiuto all'analista di immagini Terence Mason per tentare di identificare l'oggetto misterioso. Si avvicina molto all'ala. L'aereo non può essere a più di 300 metri di distanza. È molto vicino. Se riuscissimo a confermare che l'oggetto è da questo lato dell'aereo, significherebbe che si trova a meno di 300 metri di distanza. Terence isola, evidenzia e ingrandisce il più possibile l'area intorno alla punta dell'ala. Ma l'immagine non rivela niente di certo. A mio parere direi che si trova oltre l'ala. Tu che ne pensi? Mi pare che l'oggetto si trovi tra l'aereo e noi, più vicino. Ma l'immagine non ci aiuta a stabilirlo con certezza. Non conoscendo la posizione dell'oggetto rispetto all'aereo, calcolare la velocità dell'oggetto aiuterà a ottenere ulteriori indizi. Per prima cosa, devo stabilizzare l'immagine attorno all'aereo che si trova in primo piano. A quel punto posso isolare l'oggetto e tentare di valutare la sua velocità di volo. L'immagine stabilizzata fa apparire l'aeroplano immobile nel cielo. Ora è possibile misurare accuratamente la rotta e i movimenti dell'oggetto misterioso. Nel giro di un secondo l'oggetto sembra percorrere due volte la lunghezza dell'ala, dunque stiamo parlando di circa 110-120 metri al secondo, quindi ha una velocità di 800 km orari. Secondo i calcoli di Ted, se l'oggetto fosse alla stessa distanza dell'aeroplano, significherebbe che vola a 800 km orari. Se fosse più vicino, percorrerebbe una distanza più breve nello stesso arco di tempo e risulterebbe così più lento. Ma se fosse più lontano, potrebbe volare a una velocità irraggiungibile per qualsiasi velivolo di fabbricazione umana.
C'è una contraddizione. Se fosse più vicino a noi e procedesse a una velocità ragionevole, ne vedremmo la struttura. Se invece fosse molto lontano, non potremmo distinguerla. Ma la matematica ci dice che in tal caso volerebbe una velocità superiore a quella di qualsiasi velivolo conosciuto. Terrence riesce anche a dimostrare che l'oggetto si sta allontanando dalla videocamera. Sta chiaramente scomparendo in lontananza. Ciò dipende dalla distorsione atmosferica, dalla foschia. Sta scomparendo. Come vedi, la saturazione cromatica cala. Ciò significa che l'oggetto si sta allontanando. Ciò esclude che si tratti di un jet o un elicottero militare, perché altrimenti l'avremmo identificato nelle prime immagini del video. E un'altra caratteristica porta a escludere che sia un velivolo convenzionale. Quando l'oggetto è più vicino a noi appare come una singola sfera, quando è a media distanza appare come due fonti di luce molto vicine tra loro, e poi allontanandosi le due luci tornano a fondersi in una sola. Ma perché sembra una sola sfera quando è più vicino, per sdoppiarsi quando è a media distanza, per poi tornare a essere una sola sfera quando è molto lontano? Non è logico. Non sappiamo ancora cosa sia, e non credo che giungeremo mai a una conclusione definitiva. Sia a Chicago che in Giappone, l'identità dei due oggetti rimane misteriosa. Uno sfugge ai radar e sembra impiegare una potenza superiore a quella di un 747 per penetrare lo strato nuvoloso. L'altro rimane invisibile e forse vola a una velocità impossibile per qualsiasi velivolo conosciuto. Se tecnologie come queste non possono essere identificate in uno spazio aereo sensibile, quali sono le possibili conseguenze? Bill incontra l'ex funzionario del Ministero della Difesa britannico Nick Pope, addetto alle indagini e alle ricerche sugli UFO per il governo britannico. Non importa che cosa sono gli UFO, non importa se si è scettici o no. Se oggetti non identificati possono penetrare in spazi aerei riservati e controllati, siamo di fronte a un problema di sicurezza aerea. Dopo il rifiuto di indagare della FAA, nel luglio del 2008, Pope scrive un articolo per il New York Times, intitolato «Minacce volanti non identificate». Un sano scetticismo sull'esistenza degli extraterrestri conduce a sottovalutare gli avvistamenti di UFO, senza dedicarvi un solo istante di attenzione, ma negli Stati Uniti ciò si traduce in una eccessiva dipendenza dai radar e in una indifferenza verso ogni velivolo non identificato. Di qualsiasi cosa si tratti, questi oggetti volanti si introducono nello spazio aereo commerciale, pertanto dobbiamo prendere la faccenda sul serio. Se ignoriamo qualsiasi oggetto volante che non si comporta come un velivolo convenzionale, ci rendiamo vulnerabili al terrorismo e allo spionaggio. La fase di atterraggio di un aereo di linea è probabilmente la parte più pericolosa dell'intero volo. L'eventualità di un'interferenza nel corso di tale fase rappresenta un rischio molto grave. Se i piloti e il personale di terra, il cui lavoro consiste nel proteggere la sicurezza dei voli, affermano di vedere qualcosa, devono essere ascoltati e creduti. Questo atteggiamento rischia di danneggiarci. Mantenere segreto il fenomeno degli UFO mette in pericolo i piloti stessi, in quanto non sanno come comportarsi quando incontrano un UFO. La FAA, il governo, qualcuno, insomma, deve stabilire un protocollo al quale attenersi. Mentre il fenomeno degli UFO continua ad essere negato, le nostre potenzialità tecnologiche continuano a crescere. E in assenza di una politica ufficiale o di indagini su questi eventi, possiamo veramente considerare sicuri i nostri cieli? Oh.